strutturati che viene riempito con i voti per arrivare in finale, cioè a fine aprile diciamo possiamo già fare una prima classifica e avevamo già le idee per uscire. Dopodiché sono arrivati tre film di Cannes con la sorpresa, con l'emozione, tutte le seguite hanno consolato tutta la classifica e c'è la di capire che modo non solo cioè, avere registi ma come si era raggiunti in che modo. Ecco, la stampa estera non è il cinema italiano, la stampa estera è una bellissima notizia, lo ama, si interessa a quello che viene fuori e parla con i registi, perché i registi ci hanno fatto ogni volta a parte due delle casette speciali prima di venire, parla con loro, si confronta sul tema, sull'interpretazione, la musica, il finanziamento, sono molto attenti al finanziamento dei film italiani, cioè si interessa moltissimo. Anche per la carriera è stato un dibattito acceso, perché ci sono state un sacco di proposte, ne abbiamo già premiato, esiste gli anni 60, nella carriera ne abbiamo dati a grandissimi attori, registi, eccetera. Dante Ferretti non l'avevamo mai premiato. Questo è un criterio nostro. Dunque Dante Ferretti eravamo contentissimi di premiare uno che in mano tre Oscar, e nessun globo e che al quale non avevamo mai premiato. Lei ha sicuramente un preferito, non glielo posso chiedere. Assolutamente. Però mi può dire qual è, diciamo, la caratteristica del cinema italiano che le piace di più? Tu rispondi a quali sono i registi? Allora, io quello che trovo molto bello di italiano è la capacità di raccontare questo quotidiano, questa vita, e mi piace quando sa trovare il dettaglio giusto per rendere allo spettatore l'emozione di quello che stanno vivendo loro, e gli italiani sono molto bravi. La ringrazio moltissimo.